Allora siamo a Prato con l'onorevole Erika Mazzetti, abbiamo fatto una visita per vedere i mali della città. Questo è il Palazzo della Giustizia, sembra moderno e lo è, però temperature infernali d'estate, agibilità complicata, nessuno se ne occupa, la proprietà è del comune, il Ministero della Giustizia dovrebbe pensare a pagare gli affitti che pare che non paghi e alla manutenzione. Ma il problema di Prato qual è? È generale. Questa città ha un numero di abitanti superiore a quello che appare, ci sono tantissimi cinesi, tante attività che in nero violano le leggi, c'è concorrenza sleale da parte delle aziende cinesi, soprattutto del tessile, ci sono problemi nel commercio, orari strani, attività che aprono alle 11 e chiudono alle 3 di notte, concorrenza sleale, c'è un microcosmo di quello che può accadere in termini di sostituzione della popolazione. I cinesi si moltiplicano, non pagano tasse, fanno commerci internazionali nella parte dei macrolotti, ho visto scatoloni pronti per essere spediti a Tel Aviv, ma perché nessuno controlla se queste merci arrivano dall'Ungheria, vanno in Israele? Perché non si fanno controlli fiscali? Vogliamo denunciare la sottovalutazione dell'emergenza Prato. Non c'è solo il numero di abitanti apparentemente limitato, c'è una montagna di imprese, di persone, soprattutto cinesi, che svolgono attività illegali. Il tribunale è soffocato, la struttura non va bene, addirittura qualcuno vorrebbe spostare attività a Lucca non si sa dove. Noi proponiamo come Forza Italia fortemente una vertenza Prato e sono qui per sostenere l'onorevole Mazzetti e tutti i nostri dirigenti pratesi e toscani, perché ci si svegli, non serve un blitz una volta l'anno, qui non pagano le tasse, qui non ci sono le bolle d'accompagnamento, non c'è la regolarità sull'IVA, qui c'è commercio illegale, orari assurdi, vergogna, Prato è Italia, non è Cina, serve un tribunale che funzioni, organici adeguati e bastano un po' di multe, fare a questi cinesi quello che fecero ad Al Capone, che lo beccarono sulle irregolarità fiscali, è una vergogna, non siamo razzisti, ma qui si fa razzismo contro gli italiani. Dobbiamo sparire, noi diciamo di no.